Tu amor me envuelve, está en el aire y en el viento, nada me aleja de él, ni el más crudo invierno. Tu amor. Viva Gesù! Un saluto grandissimo da Aleppo, specialmente dai bambini e giovani, e vi ringraziamo per l'aiuto nei tempi passati e specialmente per la vostra preghiera. Per la domanda che la fede nella mia vita, io posso dire che la fede è vita per me, perché da quando ero piccola era quella piccola seme che i miei hanno messo dentro di me, e poi quel seme ha bisogno di tante cose, no? Per far crescere ha bisogno dell'acqua, ha bisogno del sole, dell'aria, da terra buona, per crescere e diventare un albero bello, robusto, grande. E è proprio così, e quel fede che ho preso da piccola poco a poco ha cominciato a crescere quando andavo alla chiesa, al catechismo, quando sono diventata suora anche di più. E penso che adesso è il tempo giusto per dare frutto quello che ho avuto prima. E non posso dimenticare, no? Nel mio paese, quello che hanno passato, quella guerra forte. E penso che la gente aveva tanto fede per continuare a vivere nei momenti così difficili, e penso ho toccato io, no? Sulla pelle, come si dice, perché ho perso il mio fratello giovane, mi hanno perso la casa, il lavoro, e adesso mio padre proprio ha il cancro e la salute è proprio brutta. Io guardo così e dico a Dio, ok, dopo, forse nel momento giusto io non posso capire la volontà di Dio, ma penso che è solo la mia fede che mi porta a passare tutta questa difficoltà e essere serena, gioiosa nella mia vita nonostante tutto. E per questo non so che cosa devo dire, perché in pochi minuti non posso esprimere tutto quello che ho vissuto, no? con la fede. Per me la fede è anche come il cuore, che sopra, sotto, sotto, sopra, sotto, così. Perché non sempre avevo quella fede forte a quelle difficoltà che ho passato. Ma penso se è rimasta la mia fede sopra, non significa niente. E se è rimasta sotto anche non significa niente. E proprio se sono viva significa sopra, sotto. E la mia fede è viva, perché una volta avevo quel fede grande e qualche volta proprio ero un po' scoraggiata, non è proprio scoraggiata, ma avevo solo la fiducia che tutto questo passerà e viene un giorno migliore di questo che viviamo, e c'è il bene anche dopo questo. Vi ringrazio tanto e scusatemi così un po'. I minuti sono troppi. Scusa. Ciao.